Ma intanto io sono veramente molto felice questa mattina di ridare il benvenuto ad almeno due pagine al giorno su RB Radio TV a Sasha Naspini in collegamento con noi. Ciao Sasha, buongiorno. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Intanto Sasha, grazie grazie davvero per aver accettato il nostro invito perché insomma eh, oggi parliamo, torniamo a parlare mh, di letteratura, torniamo a parlare di un tuo nuovo libro, ma intanto eh, mi premi innanzitutto um, chiederti come stai, insomma come, come sta andando questa prima fase di promozione del libro. Intanto come stai Sasha? Bene, tutto a posto, si va avanti. È partito appunto questo tour promozionale dalla metà di febbraio. È un periodo bello intenso che è sempre divertente anche al di là della fatica, perché è il momento in cui accompagni cerchi di accompagnare la tua ultima cosa un po' nel mondo, no? E poi ci sarà un momento in cui andrà poi con le sue, con le sue gambe. Accompagnare nel mondo è proprio il caso di dire perché, innanzitutto, ci tengo a, come dire, a dire che i libri di Sasha Naspini girano davvero tutto il mondo. Poi avremo modo, tra poco, insomma, se eh, Sasha avrà voglia anche di tornare un po' a ragionare, diciamo, di, di, del, della scrittura e dei mondi di Sasha che incrociano mondi completamente differenti lì dove vengono pubblicati i, i suoi libri. Per cui, insomma, mh, ne parleremo tra poco. Ma intanto mh, il tema fondamentale principale della, della di questa conversazione è questo libro qui errore 404 di sasha naspini pubblicato da edizioni e ho il giorno di san valentino il 14 eh, febbraio non so se questo è un caso o se è stata voluta l'uscita ma è un ulteriore mi permetto di dire ovviamente sono poco di parte io perché insomma adoro la scrittura di sasha ma è veramente un ulteriore insomma gesto d'amore nei confronti dei lettori che questa volta Vengono ancora più del solito come dire, spiazzati, diciamo, dal tema di cui proveremo a declinare, diciamo, qualche traiettoria tra poco. Ma intanto ehm, eh, partiamo da questo: Sasha. abbiamo alcune, ehm, eh, diciamo, eh, direzioni eh, che possiamo prendere rispetto al, al, al racconto, ovviamente mai esaustivo. Perché i libri bisogna comprarli, leggerli, regalarli e bisogna farsi una propria idea. Ma abbiamo il tema che ritorna, se mi permetti, della memoria, c'è il cibo che ci permette di fare viaggi anche nel tempo, eh, si è già detto di tutto in questo mese, ho letto un po' di cose in giro in rete rispetto a questo libro che può essere un thriller, un, film, un libro di fantascienza e insomma molto molto altro, per cui però partiamo da questo, intanto il protagonista si chiama Andrea Arcadi, cominciamo da Andrea Arcadi, chi è Andrea Arcadi e perché è dentro questa storia? Allora, eh, sì, no, sicuramente eh, Errore 404 è un romanzo che va via dalla linea mh, più territoriale e eh, anche quella co contemporanea no? che cioè. ho esplorato con eh, altre pubblicazioni. Sì, effettivamente, eh, proba probabilmente è eh, anche spiazzante da questo punto di vista, insomma. Si parla di questo personaggio, Andrea Arcadi, che, è un, eh, che ha una capacità... Eh, a questo meccanismo che lo comanda, lui fa viaggi nel tempo emotivi attraverso il gusto. Eh, questa è la sua peculiarità e anche un po' la sua maledizione. Andrea Arcadi nel momento in cui, ora lo banalizzo, lo dico in poche parole, certo. ma insomma il perno del libro si regge su questo meccanismo, nel momento in cui assaggia il tale alimento, eh, si ritrova... Sparato emotivamente alla prima volta in cui l'ho assaggiato, diciamo una sorta di Proust 2.0. Insomma, in qualche modo, non mi sto paragonando ovviamente. Però no, ma qualcuno, ma... però, Sascha, qualcuno ha già cominciato a fare, diciamo a, ovviamente, a fare dei parallelismi. Io, insomma, poi ho una mia ipotesi che ti proporrò tra poco rispetto al percorso prustiano, ma non volevo, ovviamente, interromperti. Eh? No, no, ma questo è, è semplicemente proprio un innesco narrativo certo. e anche l'occasione per me no, per provare a mettermi in quel, a inserirmi in quel posto no, della scrittura in cui c'è un personaggio che come tutti noi insomma è obbligato a nutrirsi per andare avanti nel giorno, però nelle giornate, nella vita, eh, quindi progredire, ma eh, ogni volta che eh, ha a che fare con il cibo viene sparato costantemente indietro. Questa è la, prima, è la prima notizia che abbiamo di Andrea Arcadi, eh, detto a volo alto, insomma. E, e anche la sua maledizione, Andrea Arcadi incontrerà nel corso della sua storia tutta una serie di professionisti, terapeuti, no? e certo. interessati al suo caso. Nel romanzo è sempre a proposito di genere, diciamo, di collocazione, di etichetta. Nel romanzo non è mai mh, spiegato bene. Mi è piaciuto eh, giocare con questa ambiguità, no? Se Andrea Arcadi raccontando la sua storia, la sua vicenda, la sua, il suo meccanismo, insomma, ehm, e anche la sua maledizione, ehm, è un personaggio in completa rottura psicotica, oppure la verità di Andrea Arcadi è la verità delle cose, no? Effettivamente sta succedendo quella roba là, oppure eh, Andrea Arcadi ci fa. Nel senso, sta tentando di infinocchiare gli inquirenti che lo stanno interrogando a seguito di un determinato fatto per evitare delle conseguenze. Ecco, non è mai messo a fuoco bene. E, e questa ambiguità mi è piaciuto portarla avanti perché posiziona forse e contribuisce a quel senso di spiazzamento che, che mh, arriva poi nelle mani del lettore. Assolutamente sì, Sasha, perché mh, così come eh, ci hai abituato spesso, diciamo, no, nella tua mh, produzione diciamo, editoriale, a mh, come posso dire, proposte mh, letterarie spiazzanti, diciamo, questo è una, un ulteriore passaggio. Tu, infatti, voglio ricordare, tra l'altro, insomma, noi l'ultima volta che abbiamo incrociato Sasha Naspini è stato al Dora Nera Festival perché ci raccontava un, un um, un graphic novel, però in realtà ancora prima avevamo dedicato tutta una puntata a Villa del Seminario che eh, incrociava la questione della memoria, la resistenza il 25 aprile come uscire da una situazione eh, complicata e drammatica, tragica quale, quella della, del nazifascismo. Ehm, le case del malcontento, Nives, Ossigeno, eh, I Cariolanti e molto molto altro raccontano, diciamo, ogni volta, come dire, un, uno spiazzamento per il mi viene da dire. Questa volta, però, ehm, tu dicevi in un'intervista qualche giorno fa che effettivamente sei anche un po' preoccupato di come potrebbe come ehm, prenderanno diciamo, i tuoi lettori questa nuova proposta. Perché rispetto, come dire, al, al posizionamento territoriale, se vogliamo, di alcuni romanzi di grande successo, tra l'altro meravigliosi come Le Case del Malcontento o Nives, questa volta siamo completamente dentro il contemporaneo. Ci sono tutti gli elementi del contemporaneo, c'è anche qualche come dire, accenno. A, a un cinema diciamo che po da poco abbiamo anche eh, visto film che hanno vinto anche Oscar rispetto ai multiversi insomma adesso non voglio stare qui ad aumentare come dire la mole di, 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 di suggestioni però ehm, evidentemente questa volta non so sembra quasi che tu ci voglia davvero mettere alla prova no? Sì sicuramente la, la preoccupazione iniziale c'era per forza ma c'è sempre in realtà perché di norma eh, non è una cosa che decido, non è una cosa che decido a tavolino, ehm, ma diciamo dal punto di vista editoriale, almeno di quello che viene pubblicato, c'è di solito un, un passo alternato, no? la direzione dei romanzi più territoriali con una vocalità di un certo tipo, appunto le case del malcontento, i versi carionanti, Villa del seminario stesso, il penultimo. Eh, eh, e quindi guardare anche il mondo no? da quella prospettiva. Eh, da quel punto di vista, insomma, di un piccolo borgo, che io ormai, eh, l'ho detto forse altre volte, non ho un personaggio seriale, ma ho, certo. tra un, tra virgolette, luogo seriale, no? Che è questo le case, nella realtà si chiama Rocca dei Tederighi, un paesino dell'entroterra Maremmano, che fa da palcoscianico a tante storie, o comunque ci sono storie di, di stampo territoriale che sono là intorno. Poi c'è tutta la direzione della narrativa contemporanea, mi viene in mente Ossigeno, la voce di Robert Wright, certo. eh, e sicuramente anche Errore 404, nel senso che, che in questo caso però eh, va in quella, cioè cerca di cogliere il gesto della contemporaneità forse. Ehm, ma ci mette anche una, un, uno scarto a destra in più, nel senso che sfiora appunto anche il genere, diciamo, la fantascienza, il, il tema del multiverso. Per quanto riguarda invece i temi di cui accennavi prima, no? il fatto che è divertente. Ore 404 è il quindicesimo romanzo che ho pubblicato, tra quelli pubblicati. Cioè. Certo. E è divertente vedere come certe tematiche tornano no? di tanto in tanto, si ripresentano, si ripropongono con un vestito diverso. Mi viene. Appunto, per parlando di errore, eh, da pensare al tema dell'identità, no? Che uno può trovare tranquillamente. Inaspettatamente ci sono questi ponti tra Nives, un romanzo completamente diverso, parlando di identità, appunto, o la voce di Robert Wright, o Ossigeno, le case del malcontento, eccetera. Eh, eh, il tema della famiglia, il tema del rapporto con il padre, il tema, insomma, tutta una serie di tematiche che appunto come accennavi prima. Eh, in qualche modo tornano con un vestito diverso, con un'intenzione diversa, e mi, mi, me ne accorgo quasi quando sono in fieri, no? quando sono certo. in, in, in lavorazione, è divertente, mi sorprende anche a me questa trasformazione tematica delle faccende che riguardano le dinamiche umane. insomma. Così come per esempio, e così mi anticipi anche un, un tema, se avrei voglia anche adesso di raccontarci, cambiano anche in realtà, cambia anche l'approccio alla scrittura. Anche che qui diciamo ti hanno già rivolto diciamo, in tanti questa domanda rispetto alla possibilità di, um, uh, di, di, di sperimentare no, anche um, altri percorsi. Diciamo no, rispetto alla scrittura, tu citavi in un'intervista Stephen King anche rispetto agli elementi da usare, dici: se tu hai una cassetta degli attrezzi piena, no, perché non provare a come dire, anche a ribaltare quella cassetta, e a prendere quello che ti piace di più, perché tu dici, e io dico su questo, che non sono uno scrittore, sono un appassionato lettore, ma ehm, questo eh, mi piace sottolinearlo, perché la scrittura è lo spazio della libertà totale, non Sasha. Ma certo, a me viene, ma ne parlavo per l'appunto anche ieri in un'altra intervista, <ride> scusate, eh, con, con cioè, la scrittura, la scrittura quando hai un un'idea, un ecco, diciamo, ti pare di avere un'intuizione di una storia, l'intuizione di una storia e magari sei ancora in quel limbo nebbioso, insomma, stai cercando la voce giusta, ora mi ricordo di Errore 404 che nel momento in cui ho cominciato a girare là intorno, no, e eh, il tema principale, faccio un, una piccola digressione sul libro, eh, il tema principale per me era un po' questo, cosa succede nella vita di un personaggio che ha la capacità di... Mettere mano uh, al passato per reindirizzare il futuro, per ridare una nuova tra tra traiettoria e spinta al futuro e quindi modificare anche il presente. Cioè, Questo è, era il tema che stava sotto, nel senso che un po' come nella terapia, non a caso, appunto, Andrea Arcadi incontrerà molti professionisti in quel senso. Ehm, cosa capita? Capita che quando metti, eh, vai ad affondare. No, le mani in quell'oggetto specifico, magari dimenticato, sommerso, che comunque però urla, no? nascosto, e que in quel momento te ehm, provi a rinominare, a dargli una forma, una collocazione al determinato trauma o anche al determinato lampo di luce, insomma, eh, sicuramente qualcosa nel cui adesso si sposta, si ridimensiona e questo spostamento eh, produce una nuova energia per il futuro. <ride> Quando mh, cominciavo a scrivere, ho cominciato a scrivere errore, eh, mi sono subito accorto che era una bestia sicuramente diversa <ride> rispetto sia a quella territoriale sia a quelle, <ride> a quelle già sperimentate nel contemporaneo, no? con quelle velocità cioè, di un certo tipo, ma soprattutto giocare quello che mi diverte a me personalmente, no? Ma mi diverte anche dal lettore, non solo da autore, eh, è vedere come certi appunto autrici, autori quando si sperimentano eh, utilizzando. Strumenti appunto diversi, muove e ti muovi intorno a quello che è il libro sotto il libro, c'è cioè una proposta nuova del precipitato silenzioso, no? certo. il gesto profondo che cerchi di fare con una storia, con le dinamiche dei personaggi, eccetera. E, e questa cosa mi affascina molto. Poi c'è sempre la magia no? di provare a raccontare una storia che sia anche simbolo, diciamo così, ora banalizzo, simbolo di eh, determinate dinamiche umane, come si diceva prima. Allora, intanto siamo quasi giunti alla pausa per il GR, però insomma, dicevamo di, di Proust, di Marcel Proust, no? Quel libro, eh, La ricerca del tempo perduto, che tutti millantano di aver letto, però sarebbe interessante capire veramente quanti, davvero, nel mondo l'hanno letto. Ma al di là di questo, insomma. Ehm, Proust le Madeleine di Proust sono un modo per tornare al passato, ai propri ricordi, eh, come di, giocando anche con l'elemento della nostalgia e via dicendo. Del cibo in sé dentro errore 404 ne parleremo anche nella seconda parte, anche più diffusamente se hai voglia, Sasha. Però in realtà qui rispetto a Proust, io che ho letto 404, mi sono fatto questa idea. Qui c'è qualcosa di diverso rispetto, come dire, soltanto sì. all'evocazione del passato. Perché qui succede che attraverso come dire, questi salti temporali all'indietro, se vogliamo, no, si, come dire, Arcadi ha un superpotere. Davvero, perché può anche modificare diciamo quello che è stato. Ovviamente qui non stiamo spoilerando nulla perché tu l'hai anche raccontato in tante, in tante interviste già, però diciamo, potremmo anche soffermarci su questo elemento, no? Sì, sì, certo. Io, allora, sicuramente eh, lo spunto era un po' anche quello di eh, provare a, a toccare no? quel tasto nostalgico, romantico, di quando siamo un po' sorpresi da un determinato odore, da una canzone per l'appunto. No? Che magari stai camminando per strada, dalla finestra ti arriva una canzone che certo. per un nanosecondo ti scaraventa no? da un'altra parte, ti riporta a, a una certa immagine no? precisa. Proprio così. Che magari. Che magari poi ti resta addosso tutto il giorno, ti, ti comanda un po' la giornata, ti riporta, insomma, ti fa fare quel piccolo bagno di lava che, che, <ride> che ti tocca in un certo punto, in un certo posto, insomma, eccetera. Beh, con il cibo era divertente perché, come dicevo prima, c'è l'obbligo all'alimentazione se vuoi restare in vita, no? E, e lì è stato appunto eh, divertente anche mettere alla prova Andrea Arcadi con queste sue... Eh, incursioni nelle terapie, perché lui, essendo un, un personaggio particolare di questo tipo comandato da questo meccanismo, da questo superpotere un po' all'incontrario, poi in realtà, incontra, come si diceva, una serie di terapi, eh, terapeuti che eh, sono interessati al suo caso, cercano di capire, insomma, cercano di, di cogliere eh, la peculiarità di questo personaggio, di questo caso particolare. Insomma, Andrea Arcadia a un certo punto della storia, lo possiamo dire tranquillamente, certo. eh, incontrerà questo pezzo dal 90 della, della psicoanalisi che gli proporrà di fare uno di questi suoi tuffi, diciamo sì, tra virgolette, emotivi, eh, però sotto ipnosi, no? cercando di veicolarlo, accompagnarlo laggiù nel suo passato, per quel momento no? di, di lampo bianco, come, come lo chiama lui, e riuscirà a capire proponendogli, anzi, di eh, provare ad interagire con quella sua immersione. È lì che viene il titolo poi. Eh, eh, Andrea Arcadi, ha, nel corso di, di questo esperimento, si accorge che interagendo con questa sua immersione mnemonica, eh, cambierà no, delle piccole cose all'inizio del suo passato, ma gli consente di sbloccare il tale alimento che lo ha portato lì. No? Quindi. Diciamo, fa l'esempio con la Coca-Cola, eh, torna la prima volta in cui l'ha assaggiata e bla bla bla, eh, muove piccole cose, rientra e trova questo alimento eh, di nuovo fruibile, no? quindi sblocca questo tale alimento. Da qui l'errore 404, nel senso, cioè... <ride> come accade nel. Nel mondo della, della rete, insomma, eh, la, tale risorsa, la tale risorsa non è più disponibile perché il percorso è stato modificato, insomma, eh, o è stato spostata questa risorsa. Lui allo stesso modo eh, sposta e modifica il percorso che eh, lo inchioderebbe alla sua immersione mnemonica nel passato. Preso dall'eforia, comincia a sbloccare tutta una serie di alimenti. E facendo questa confusione, cambiando tante cose del passato, all'inizio piccole e poi sempre più grandi, si troverà nella condizione per arrivare al punto di, eh, di essere nel qui e oggi decapitato dei suoi amori. Sara, la donna che ama sua moglie, non c'è più, sta con un'altra persona. Ma soprattutto Michele, il figlio di otto anni che ha conosciuto per eh, tutto questo tempo, che stravede ovviamente per lui, non è ancora nato non è ancora nato, e quindi la storia di Andrea Arcadi, diciamo, nel volo più alto della della prospettiva, insomma, di, del, del libro nella sua interezza, eh, è la storia di un personaggio che, come viene detto nella copertina, nella quarta di copertina, è un personaggio che va alla spasmodica, costante ricerca della migliore ipotesi e traiettoria di sé. Allora, su questa suggestione straordinaria ci fermiamo perché è tempo di eh, mh, infotraffico eh, mh, muoversi in Piemonte, ma anche del GR di Popolare Network. Dopo la pausa saremo ancora in compagnia di eh, Sashana Spini. Sono le 10:44 minuti e 30 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno. Sostanzialmente, stiamo parlando di tutto questo e di amori anche all'interno dell'incontro dell di questa mattina con eh, Sascha Spini, che ringrazio ancora di essere. Grazie per essere qui con noi. Sasha, bentornato, da almeno due pagine al giorno grazie ancora si parlava e si parla il più possibile diffusamente ma lasciando sempre come dire il sapore diciamo sospeso a proposito di gusti di sapori siamo nel, nello spazio giusto stamattina di eh, Errore 404 di Sascha Naspini uscito per Edizioni Oil il 14 febbraio um, prima della pausa Sascha si parlava di, di cibo come elemento chiave, chiave di volta se vogliamo anche no? per provare a tornare nel passato anche per provare a correggere alcune traiettorie. No? Um... Mi viene da dire che questo è un libro, come dire, anche che, che, che si mette di traverso rispetto anche alla narrazione, diciamo, mh, ipertrofica, se vogliamo, del cibo. Perché il cibo viene spettacolarizzato, tu lo dici nelle tue interviste. No? Il cibo serve per andare avanti, invece, qui, come dire, è un granello, diciamo, che, diciamo, dentro, il, dentro il, il, il meccanismo di ognuno di, di noi, ma soprattutto nel meccanismo di Andrea Arcadi. In realtà qui il, il cibo serve, come. Anche per andare a correggere alcune storture, se si vuole, o anche a peggiorare in altri casi la situazione? No, perché decidi, come dire, di focalizzare la tua attenzione sul cibo, utilizzando questo come strumento per andare nel multiverso? Diciamo per banalizzare. Ti chiedo scusa, Sash, no, è così. È così. Ehm, poi, la, alla fine, la differenza tra, tra gli altri sensi, forse. Uh, anche in questo caso banalizzo, no? E il cibo, in qualche modo, lo, lo subiamo, anche no? con quell'obbligo stretto che è legato all'alimentazione. Ehm, il gusto, eh, per Andrea Arcadi, sono chiavi d'accesso per l'appunto. Il, il gusto è una chiave d'accesso per vari momenti della sua vita. Prima ho fatto la metafora della. La metà. Insomma, ho cercato di provare a raccontare quella che era nell'intenzione, no? sul pavimento del libro, la faccenda della terapia. Eh, noi siamo fatti in questo modo: qua, siamo legati a tutta una serie di paletti, di, di circostanze, eh, anelli eh, che, che, ci, che formano il nostro passato, il, nostro, siamo, il residuo, insomma, il risultato di tante scelte, tante, tanti compromessi, tante ehm, direzioni. Prese o mancate. Ecco, Andrea Arcadi attraverso il gusto riesce ad entrare, ad avere queste porte di accesso a vari momenti della sua vita e la capacità, la possibilità <coughs> di provare ad, ad aprire un'altra no? versione di sé, un'altra versione. Nel romanzo, Andrea, eh, lo, lo prendiamo, prendiamo all'inizio, a pagina 1, eh, come, certo. eh, come il fondatore della Voyeur Italia, questa rivista eh, che che sta un po' a metà strada tra il gossip, l'intrattenimento, eh, eccetera, e, e viene preso dalla sede della, della, di questa rivista e portato in stato di fermo in centrale. È accusato di aver eh, aggredito mh, una compagna di scuola che non vedeva né sentiva da 30 anni, dei tempi del liceo, eh, dove lui di, da, da un giorno all'altro, una notte, prende eh, all'improvviso e cerca di entrare nella casa di questa, di questa persona e tenta di aggredirla appunto. appunto il, le, le telecamere riprendono tutto e la sua storia comincia da qui comincia da, da questo momento, lui comincia a raccontare una storia eh, incredibile, nel senso non credibile, poco credibile, quindi anche in questo caso ci sono per esempio gli, gli inquirenti no? che restano un po' spiazzati, che fanno un po' le veci del lettore forse, esatto. no? anticipando le perplessità che potrebbe avere il lettore ma, della serie, ma questo ci sta prendendo in giro o oh, effettivamente è un pazzo totale ha dato fuori di testa no, ma anche insomma. perché ci catapulti poi diciamo da subito da, diciamo, dal primo minuto di partita dentro come dire una situazione che è subito um, inquietante diciamo no? nel senso che no, siamo già pieni di cronaca e poi si capisce perché in realtà Sasha usa questo stratagemma, però um, è il disagio perché voglio dire che la, la scrittura mimetica di Sasha ci permette questo no? Di entrare dentro anche a volte situazioni di grande disagio con le quali dobbiamo fare i conti aperta e chiusa parentesi ancora da lettore. Chiedo scusa Sasha. No, ma anche questo è una, una, uno dei, dei famosi strumenti, no? nel è senso so. eh, che, che, che nel momento in cui eh, rompi un po' la crosta no? della, della superficie, entri un po' nelle complessità, eh, ti ritrovi per forza di cose ad andare a toccare corde che sono anche di attrito no? dell'animo umano. Eh, ma anche in questo caso qua, per esempio, mi viene da... da portare ponti anche a romanzi completamente diversi che mi riguardano, certo. eh, sul sulla, sulla, ridimensionamento della traiettoria di una vita. Ora prima citavi Nives, eh, e lì siamo in un posto completamente diverso, siamo in, con un personaggio che ha completamente un'altra età, una persona di quasi 70 anni che è sola in un casolare della Marema toscana, no? che però attraverso una telefonata Particolare riesce a reimpostare no? o quantomeno a prendere coscienza della propria traiettoria e di se stessa. Ecco, Sasha, a proposito di, di, di questo insomma, di traiettorie che cambiano e che sono gli strumenti poi eh, di chi scrive e che, insomma, rendono davvero, come posso dire, il mondo della scrittura e poi il mondo della lettura, un mondo assolutamente affascinante dove perdersi di continuo, dove ritrovarsi. Io mi ricordo che, come dire, il, il, come dire lo slogan della prima versione di Almeno Due Pagine al Giorno era Libri per perdersi e ritrovarsi, no? E questo sembra, come dire, prendere spunto anche dalla tua scrittura, perché a proposito di, di questa scrittura che cambia, di questo entrare dentro la memoria del tempo per provare anche a modificarla, cioè un modo per dimostrarci ancora, diciamo che la lettura, probabilmente la scrittura sono uno spazio di grande, di grande vitalità che ci permette davvero di essere felici nel momento in cui leggiamo, anche quando soffriamo nella lettura no andrea arcadi decide sceglie diciamo di, di trasformarsi da spettatore no del suo destino a manipolatore diciamo no e, e questo è anche poi il modo con il quale tu tratti questa materia dentro il, il tuo il tuo libro perché um, Forse vorremmo tutti essere un po' manipolatori del nostro tempo e voler modificare anche il futuro, però tu dici da qualche parte: ma siamo sicuri che questa è sempre una buona cosa, no, Sash? Eh, certo, e il fatto di, di potersi riscrivere, no? Provare a fare una versione 2, una versione 3, una versione 4 e così via delle proprie, della propria, del proprio vissuto, insomma, sicuramente è una cosa che affascina chiunque, no? E provare a vedere cosa sarebbe successo se a 12 anni, se a 16 anni, se a 18 anni, se a 32 anni avessimo preso una strada diversa, se quella faccenda, no? Le, le famose strade dorso, il. Sì. Mh, e questo, questo mondo, questa rete no, di, di, di possibilità e opportunità di porte lasciate socchiuse o eh, ignorate che poi hanno portato al determinato epilogo eh, Andrea le può perlustrare tutte volendo eh, nel romanzo ha anche un atteggiamento un po' stanco, cinico eh, è ammorbato da se stesso e nemmeno, nemmeno, nemmeno più di tanto per quanto riguarda la sua stessa vita o traiettoria ma più che altro ormai è spostato sul riprendere ciò che aveva di bello e che ha barattato per un una leggerezza, diciamo così, è andato a toccare cose del passato che hanno distrutto ciò che aveva costruito di buono nella sua vita. E questa roba qua, in qualche modo, queste grosse rincorse, questi ripensamenti, queste perplessità che ci restano magari come mattoni nello stomaco per tutta la vita, <ride> è roba che ci riguarda un po' a tutti, insomma. Lì, in, in errore 404, c'è forse la possibilità di vedere cosa potrebbe succedere se no. Eh potessimo andare a toccare quegli snodi no? che ci hanno portato in una determinata situazione, con una determinata circostanza. Dicevano, qualcuno diceva, ognuno di noi ha no? le proprie circostanze. Se queste circostanze potessero essere cambiate, cosa, so cosa succederebbe? Lo faresti? Molte persone probabilmente, io forse sì cioè proverei a guardarci ma anche per curiosità no? con, il, con la paura di toccare quella carta che tiene sul castello e, e il rischio di far cadere tutto e rimpostarne completamente uno da capo abbiamo un come dire anche se vogliamo un vago diciamo, desiderio di onnipotenza secondo te di controllare anche il nostro, eh, il nostro tempo il nostro futuro il poter modificare qualcosa del passato perché tu dici che questo libro è il percorso di arcadi anche una sorta di terapia psicanalitica no? perché lui incontra anche l'hai già detto diversi professionisti del settore e mh, per andare a cercare la migliore ipotesi di senso ma non è che ci illudiamo anche insomma di poter provare a cercare la migliore ipotesi di noi che siamo pulviscolo dentro l'universo lo so che anche questa riflessione può lasciare il tempo che trova però temo molto come dire questo forse questo, questo vago desiderio di onipotenza che abbiamo no sì ma c'è questa cosa Io credo no? credo che ognuno di noi abbia la, eh, boh, il desiderio di tenere o la pretesa di tenere sotto controllo le, le faccende che ci riguardano, no? eh, quindi eh, le, le nostre scelte, le nostre, la nostra capacità di scelta, la nostra eh, anche abnegazione no? nei confronti di un obiettivo, di un, eh, quest, queste, queste, come si può, questo portato energetico che mettiamo nel mondo, sicuramente ci può dare l'illusione di tenere sotto controllo, provare a tenere sotto controllo le nostre vite. Eh, ci sono tantissime variabili naturalmente, che sono anche del momento, possono essere casuali, possono essere apparentemente casuali anche. Eh, quindi forse sì, c'è questa, questa dimensione che viene esplorata da Andrea Arcadi, il quale a forza di tenere sotto controllo tutto perde di vista se stesso completamente. E da quel punto del romanzo in poi, che a forza di essere l'ispettore no, profondo del, del proprio vissuto, eh, è costretto ad andarsi a ricercare anche perché eh, in un passaggio del libro si dice cioè, meglio se spesso insomma, alcuni elementi, alcune faccende ehm, meglio se mh, insomma, quando rimangono nel passato perché insomma, forse con molte di quelle faccende non vogliamo fare molto i conti ehm, siamo quasi in chiusura, il tempo è volato e comunque insomma, è sempre un bellissimo tempo però ehm, eh, ritorno ancora una volta sull'elemento ehm, della, della, della scrittura hai detto una cosa bellissima per esempio al tigere della Toscana diciamo qualche giorno fa ehm, dicevi che alcuni tuoi libri diciamo hanno una nuova vita in mondi e culture completamente diverse che hanno una liturgia completamente differente della vita eh, quotidiana pensavi a Nives ehm, ehm, nei paesi arabi no? tradotto nei paesi arabi oppure anche i libri tradotti in, eh, come le case del malcontento in Cina Corea del Sud e moltissimi altri paesi insomma come come ti senti diciamo a vedere queste tue creature ehm, lette diciamo da chi ha un vive in contesti culturali e sociali completamente differenti Beh. abissalmente differenti dai nostri no è, infatti è una, è una grossa curiosità nel senso <coughs> le, le traduzioni sono sempre un, um, un, un modo no, per vedere Cosa fa qualcosa che hai scritto no? in posti lontani, come, come, dove c'è appunto una, una, anche una logica della giornata diversa da quella eh, che conosciamo noi, no? che conosco io. E anche le ambientazioni sono riportate nei romanzi. Ora mi riferivo soprattutto a quei, a quei romanzi di carattere territoriale, no? dove c'è certo. appunto una vocalità precisa, un punto di vista sul mondo, un punto di vista sulla spettativa delle cose, no? eh, come leggi... I fatti della giornata, eccetera, e quindi fa strano pensare a un romanzo come Nives, che è negli Stati Arab Arabi, dove per davvero appunto c'è una liturgia della giornata completamente diversa. Luoghi in cui eh, si sta al tavolino in modo diverso, in cui la, spirituali la spiritualità è diversa. E, e questo è sempre curioso, anche perché poi c'è un limite, c'è cioè una, chia una chiave d'accesso che mi sfugge del tutto, io non, non ho il controllo. Sui testi, cioè non riesco a capire come possono essere stati restituiti eh, in quel posto. Anche le recensioni stesse, io se le riguardo non ci capisco niente, <ride> non, non ci arriva nemmeno Google Dittore. Insomma, quindi in Corea del Sud lo dici: Cos'è che chiama? Perché essere tra, tra, mh, tra, trasportati, trasferiti, che ne so, in Francia, in Spagna, certo. negli Stati Uniti, eh, ovviamente, è. è Fa piacere, eh, però si diciamo, sono mondi comunque vicini al nostro, certo. no? allora, Appunto parlavamo di liturgia della giornata, è qualcosa di vicino. Eh, fondamentalmente, eh, siamo cugini dal punto di vista di tante cose, eh, però, in luoghi come la Cina, dici, cos'è che ha chiamato la Cina a portare? <ride> che ne so, le case del malcontento là, con dinamiche umane appunto, e, e forse sono proprio quelle che comandano la faccenda. Al di là della vocalità, al di là della struttura del tali romanzo, eccetera, eh, sono proprio le dinamiche umane che probabilmente, eh, se funzionano, insomma io spero funzionino, fanno eh, sono, sono da richiamo, no? E, e quindi vengono accolte in un altro posto, anche per vedere eh, con curiosità come si guarda la vita e come ci si comporta sulla vita, no? Con la vita in un posto diverso, in lontanissimo e a proposito di mondi lontanissimi, allora anche nel passato, insomma, siamo in coda, però l'invito ovviamente è a leggere Errore 404 di Sasha Naspini pubblicato da Edizioni EO, così come a leggere um, gli altri libri, le altre storie di Sasha Naspini che tra l'altro hanno una nuova vita anche, um, una nuova faccia, grazie. diciamo, perché hanno bellissime copertine nuove in un restyling davvero molto molto efficace delle Edizioni EO. Intanto Sasha, grazie davvero per essere stato da almeno due pagine al giorno, ancora una volta grazie ancora ancora speriamo di vederci presto buona giornata davvero grazie grazie a voi